Digitalia 2018, allo stand della Nisi si festeggiano i 40 anni. Buongiorno Evelina. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti. Evelina Milani è l'amministratore dell'azienda che ormai è arrivata alla seconda generazione, non perché Felice Milani abbia fatto il passaggio del testimone, perché lui resta in azienda, è attivissimo, fa pubbliche relazioni, guarda le macchine se vanno bene, controlla tutto ciò che è materia prima da parte dei fornitori e tanto altro. Ma nel frattempo tu fai parte della nuova generazione. Sì, io sono quasi 10 anni che sono entrata in Nisi, lavoro e accompagno mio papà, imparo da lui perché lui è il cuore della Nisi e lui è quello, come hai detto te, sa tutto e quindi è il mio punto di riferimento, insieme poi all'esperienza che mi sto facendo al di fuori, insomma, dal mio rapporto col papà. Quest'anno fate 40 anni, è certamente un bellissimo anniversario. Assolutamente, sono i primi 40 anni della Nisi, diciamolo. Sì, è una realtà che è nata in una piccola fabbrica, in un piccolo cortile nel paese dove il papà è nato e cresciuto, e adesso siamo diventati uno dei leader mondiali nella produzione delle palette, ed è un motivo di grande orgoglio perché quando si parla di palette si parla quasi sempre di Nisi, quindi è un motivo veramente di orgoglio e una spinta per andare avanti ancora. Evelina, alle nostre spalle ci sono diversi modelli di palettina, dalla plastica bianca, quella trasparente, formato 80, 90, 95, 110 e tante altre misure. Non siamo qui a fare il catalogo digitale delle vostre palettine perché i modelli sono davvero tantissimi e sono tutti quelli richiesti dal mercato. Noi, a parte i modelli più corti, che sono quelli che vanno bene per il caffè italiano, abbiamo ampliato la nostra gamma con palette più lunghe perché lo richiede il mercato. Quando abbiamo bicchieri più grandi, bevande più lunghe, quindi il coffee to go, quindi abbiamo la paletta lunga da 115-125 che si accompagna e si sposa bene con queste bevande un po' più lunghe, ecco. Come sempre noi abbiamo la paletta incartata. La paletta incartata, che è quella, eccola qui, mostriamola. Sì, perché poi ovviamente le facciamo a marchio per i nostri clienti, però come in questo caso. In questo caso riprende il logo del cliente per dare una personalizzazione e qualcosa di più al nostro cliente. Quando, cioè, oltre al caffè, alle macchine, loro hanno il bicchiere oppure la paletta appunto con il loro logo. Negli ultimi anni in tanti hanno chiesto la paletta in legno che voi producete, fornite. O la paletta biodegradabile. Allora, il materiale migliore per la paletta continua a essere la plastica, non ce n'è. La miglior performance continua a essere data nei distributori dalla paletta di plastica e al momento non ci sono alternative di pari livello. Però ovviamente ci è stato chiesto qualcosa di alternativo e noi abbiamo proposto la paletta di legno. Però noi ovviamente come produttori di plastica riteniamo che rimanga ancora il migliore e siamo comunque alla ricerca di alternative, questo sì, perché la Nisi si è sempre distinta per essere all'avanguardia sia nella produzione e nei mezzi, e quindi anche in questo caso noi vogliamo cercare qualcosa di alternativo. Evelina, cosa dunque vi siete inventati? Cosa state proponendo ai visitatori che sono qui a Venditalia 2018? Allora, è in fase di elaborazione, di studio, una paletta di carta, però non posso dire ancora niente di più. E per il riciclo delle palettine in plastica? Che questa, a mio avviso e avviso di mio papà, è la soluzione migliore per il problema, visto che adesso si è creato questo problema che la plastica fa male. Io non sono d'accordo, perché non è la plastica a far male, ma è l'uomo che fa male all'ambiente, non rispettandolo e non facendo una suddivisione dei rifiuti con la raccolta, eccetera. E quindi a nostro avviso la soluzione migliore non è eliminare la plastica, ma farne un riutilizzo e un riciclo più corretto. E ad esempio noi, come si può vedere, abbiamo fatto un piccolo contenitore
per suddividere le palette e i bicchieri di plastica. Che è quello che avete visto negli ultimi secondi. È già pronto, è già disponibile, o lo sarà nei prossimi mesi? Lo sarà nei prossimi mesi e noi adesso lo abbiamo fatto vedere in fiera e poi ci lavoriamo sopra e lo proponiamo. Quando uno parte con tutto diviso, i problemi non nascono. Eveline, allora, noi, concluso l'argomento, andiamo a festeggiare con il vostro prosecco. Eccolo qui, 40 anni di Nisi. Un prosecco direi davvero straordinario. Lo abbiamo assaggiato prima insieme alla mortadella tartufata, che al vostro stand non può mancare. Come le palette non può mancare la mortadella tartufata. Esattamente. Papà è impegnato con dei clienti. Eh sì, sta mangiando con dei clienti. E dunque. Salame. E nel frattempo allora brindiamo io, te e tutti loro ai 40 anni di Nisi, anzi ai suoi primi 40 anni. Cin cin. Salute, grazie Fabio. Amici, non andate via, noi dopo questo sorso di prosecco continuiamo.